dolorosa, anche se non è un riscatto. Soltanto per progredire nella sfida dell'evoluzione. Sì, sì, sì. Può accadere, senz'altro. Sì, e può accadere anche che man mano che progredisce nell'evoluzione si sceglie un programma sempre più forte, sempre più pesante. Oppure no? Temi magari di non sopportare... No, in realtà no. Lo spirito, quando più si evolve, tanto più si sceglie accuratamente dei programmi impegnati. Logico. Ma i programmi impegnati che poi, data la sua evoluzione, gli riescono... Beh, non dico semplici, se sono impegnati non possono essere semplici, ma abbastanza sopportabili, o possono riuscirgli duri? No, sempre quasi. Duri, perché si tratta sempre di programmi nuovi che sono oltre la sua evoluzione, cioè problemi che gli dovrà risolvere, che non ha risolto ancora. Grazie. E dicevi, Giorgio? No, solo un'ultima cosa, sempre riferita a quelle che sono le remore, i vincoli della volontà sul piano psichico e fisico. Questo naturalmente giustifica che la responsabilità è dello spirituale, dell'incarnato, è in funzione dell'intenzione, perché l'intenzione appunto a volte può non poter diventare atto, esecuzione, proprio per quelle remore di cui abbiamo parlato, per quegli ostacoli di natura psichica e nervosa e fisica, e quindi giusto che sia essa che conti in definitiva ai fini del giudizio, ai fini del giudizio indubbiamente tutti questi elementi entrano nel gioco della valutazione. È chiaro, c'entrano tutti. Naturalmente poi accade anche che quando fra l'impegno spirituale e l'impegno dei doveri già assunti in te si crea, come dire, un contrasto, un attrito, ne viene fuori un uomo completamente insoddisfatto di sé. Logico. Completamente insoddisfatto, da una parte quello che vorrebbe fare, da una parte quello che non può fare. D'altra parte certi impegni devono essere salvaguardati. L'uomo non può mandare allo sbaraglio gli impegni già presi verso la famiglia, i figli, eccetera, perché altrimenti ricadrebbe in certe responsabilità, in certe colpe. Ma allora in questo caso è l'errore dello spirito, perché questo va considerato come un errore compiuto nel programma di Serapis Faisal. Questo va a carico dello spirito, naturalmente. Oppure rimane integra l'intenzione migliore, qualitativamente più alta, che gli aveva. Vedi, dipende da caso per caso. Beh, evidentemente sì, ma i casi sono infiniti, possono evitare. Da caso per caso, però non bisogna dimenticare una cosa, che certe inclinazioni, certe tendenze spirituali possono anche essere deviate, riorganizzate, rimanipolate, indirizzate altrimenti. In pratica sulla Terra tutti quanti più o meno hanno una famiglia e dei doveri, salvo certe eccezioni, è logico. E questo non significa che allora un uomo non possa attualizzare, le sue esperienze e i suoi impegni spirituali. La questione non è, vedete, non bisogna commettere l'errore di credere che le esperienze spirituali a cui alludiamo siano soltanto quelle, appunto, come si diceva, di andarsene per il mondo, di predicare. Esperienze tipicamente spirituali che si svolgono, per esempio, non già con gli atti, le parole, i pensieri, ma per esempio soltanto nella sfera dei sentimenti. Ma già questi sentimenti per voi sono umanizzati e umanizzabili, e non riuscite a capire che uno spirito invece vive in funzione soltanto di certe istanze spirituali, senza che esse abbiano alcun riferimento con cose materiali. E questo è il vostro limite, la vostra difficoltà. Io mi aspettavo appunto questa risposta.